Allora, professore, uno dei mali legati al cuore è l'ipertensione. Com'è la situazione oggi? La situazione, se la guardiamo sotto il punto di vista dei pazienti che vedono controllata la loro pressione, è certamente problematica, nel senso che la percentuale di pazienti che ha una pressione adeguatamente controllata è bassa, intorno al 30%. E la novità è che ci sono farmaci sempre più efficaci che riescono non solo a controllare meglio la pressione, ma anche e soprattutto a controllare, le conseguenze che l'aumento della pressione procura a carico del rene, del cuore e del cervello. La terapia farmacologica viene sempre dopo il rispetto di sane abitudini di vita, come un'attività fisica, un'alimentazione adeguata, una riduzione dell'apporto di sale. Questi sono i presupposti di qualunque terapia farmacologica. L'importante è sapere però che oggi abbiamo dei farmaci che riescono a controllare in maniera più completa la pressione e soprattutto riescono a far regredire il danno d'organo che si è già stabilito in coloro che cominciano la terapia tardivamente. Ecco, chi è il malato iperteso? Si può fare una descrizione? Il malato iperteso è il 20% dei 50 milioni di italiani, quindi diciamo che sono più di 10 milioni i malati ipertesi. E sono pazienti che hanno tutti quanti la pressione alta come denominatore comune, ma caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro. L'elemento importante è capire che oggi noi consideriamo ipertesi anche persone che hanno un leggero incremento dei valori di pressione. Allora, se una volta abbassare la pressione poteva essere condizione sufficiente per evitare il danno d'organo, oggi che noi inseriamo nel gruppo degli ipertesi anche coloro che hanno leggeri aumenti della pressione, diventa fondamentale non solo ridurre la pressione, ma anche andare a correggere quei meccanismi che inducono il danno d'organo. E oggi noi discuteremo degli inibitori diretti dell'arenina, che sono la novità nel campo del trattamento dell'ipertensione, i quali portano al massimo questo tipo di caratteristica, nel senso che oltre a ridurre la pressione vanno a correggere quelle alterazioni della fisiopatologia che generano il danno d'organo sia a livello renale che a livello cardiovascolare.